tortuga. Con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono, poi aprirono i loro figli e gli offrirono in dono oro e incenso e mirra. Avvertiti poi stesso di non tornare da Erode, per una sua strada fece lo ritorno al loro paese. Fallo a chi l'alla, vai. Chance, non so qui. L'ultima torta dei magi è la festa. Festa nella quale deponiamo ai suoi piedi tutta Antonio, la nostra vita. Antonio, reggi un attimo sta cosa. E nella nostra umanità per ricevere il cambio e tutto. Che fa della nostra vita e della nostra umanità la pienezza del nostro essere. Sì, sì. Andare sotto la cabana, andare sotto la cabana. Sotto la cabana. Sì, fanno proprio stupide. Alla mangiatoia, proprio adesso qui, davanti, alla rappresentazione della nascita del bambino Gesù, prendiamo l'impegno, della pace. Come diceva il Papa Emerito Benedetto XVI, vorrei rivolgermi particolarmente ai credenti in Cristo, per rinnovare loro il figlio, a quanti attende e disponibili discepoli del Signore. Ascoltando il Vangelo, cari fratelli e sorelle, impariamo a portare la pace sulla verità dell'esistenza quotidiana, ispirata al comandamento dell'amore. Volgiamo con fiducia e filiale abbandono lo sguardo verso Maria, la madre del principe della pace. Le chiediamo di aiutare l'intera Camera di Dio e ciascuno di voi ad essere i vantici per pieno delle guerre di pace e ad impegnarsi per consegnare le generazioni che saranno nell'avvenire un avvenire più sereno e più sicuro. Vi invochiamo la stessa capacità di camminare e perdonare con le parole di questa preghiera di madre Teresa di Calcutta. Io accendo, tutti insieme, recitiamo la preghiera finale. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un speciale abbraccio di madre. Invita il popolo misericordioso Gesù ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Se i conci di una bambina di Betlemme, che si sa, sperando il suo peccato, si può usare il mondo salvatore dell'umanità stessa e salvezzò. Vive nella pace, dona di pace dell'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni madre. Ora anche noi, come magi, seguiamo la stella che ci guiderà al nostro re. Davanti a lui prostriamoci e adoriamolo. A lui offriamo in dono la nostra vita. Tutto ciò che di prezioso, di bello e di buono
abbiamo ricevuto da lui. Ritorniamo a casa ricchi del suo amore. Cuore del cielo, e vieni in un altro freddo cielo, e vieni in un altro freddo cielo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, oh Dio beato, ai quanto ti costò l'ave mio morto, ai quanto ti costò. Camminiamoci ora.